Oggi è il compleanno di Siderweb. Era esattamente l'11 ottobre 2001 quando presentammo all'Hotel Vittoria a Brescia Siderweb. A me piace molto ricordare. Ricordare vuol dire riflettere anche sul presente. Una vecchia guida alpina diceva che chi non sa da dove viene non sa dov'è e quindi non sa dove andare. Quindi ricordare vuol dire anche portare nel cuore, riflettere su alcuni eventi che ci riguardano e ci riguarderanno. Ricordo veramente con molta nostalgia quell'11 ottobre del 2001. Presentammo Siderweb, questo strano connubio tra Sider, la vecchia siderurgia, la vecchia economia, e web, il nuovo che avanzava. E la gente non sapeva esattamente cosa fosse. E forse non lo sapevamo fino in fondo nemmeno noi quando lanciamo questa sfida. C'erano degli amici, e questo mi fa molto sorridere, che quando raccontavo con molto entusiasmo cosa avremmo fatto, quindi Siderweb, erano notizie, informazioni, prezzi, analisi, approfondimenti, e riuscivo ad entusiasmarli con il mio racconto, mi dicevano: bello, bello Manuel, molto bello, però io non ho il collegamento internet, quindi per favore mi manderesti dei fax? E ricordo che nei primi mesi, e forse per i primi anni, per 3 o 4 amici clienti, noi dovevamo stampare le notizie e trasmetterle loro via fax. Ecco, quindi quanto tempo è passato da allora. Da questa sfida che ci ha veramente appassionato, e devo ammettere anche che all'inizio diciamo non tutti appoggiavano questa visione di trasparenza, di allargamento anche delle informazioni a tutto il mondo. Ecco, questa sfida, devo dire, grazie anche all'appoggio di tutti coloro che ci continuano a leggere, questa sfida dirò che l'abbiamo certamente vinta. Adesso Siderweb è un buon punto di riferimento per l'informazione in Italia. Facciamo una serie di cose, lo sapete bene, da bilanci d'acciaio a medi stile, eccetera. E l'ultima sfida che abbiamo accettato è stata quella di lanciare gli stati generali. Quindi vogliamo puntare al dopo industria acciaio 2030 a uno sguardo che riguardi davvero l'intera filiera, perché o si vince tutti insieme o non ce la faremo davvero. Quindi stronger together. Ci piace pensare all'interno di questa riflessione che dobbiamo in qualche modo lanciarci verso il futuro. Quando lanciamo Industria Acciaio 2030 sembrava che fosse una cosa molto distante nel tempo, che riguardava chissà chi e chissà quali persone, quali tecnologie. In realtà sono passati 15 anni da quell'11 ottobre 2001, ma al 2030 ci aspettano soltanto 14 anni. Quindi il futuro è molto più vicino, anzi è già presente, e quindi vorrei soltanto fare gli auguri a Siderweb in questa giornata, secondo noi, importante, e ringraziare tutti voi che ci avete seguito. Grazie.